Buongiorno. Allora, io rubo solo 15 secondi, innanzitutto per ringraziare il mio amico Carlo Matetti che mi ha proposto questo evento, questo incontro su un tema così delicato come la tragedia di Parigi degli inizi di gennaio. Ovviamente ringrazio anche i nostri ospiti Alessandro e Alberto per aver accettato di essere qui con noi. L'obiettivo è semplicemente di fare una chiacchierata un po' su questi eventi, perché sono passati 4 mesi, ma ormai è una cosa che sembra di un secolo fa ai giorni nostri, con il ritmo delle notizie mediatiche che abbiamo. E invece è importante comunque ricordare quello che è successo da un lato, e dall'altro anche fare qualche ragionamento e qualche riflessione sul ruolo che ha la satira, sulla libertà di espressione oggigiorno. Noi la diamo per scontata, ma evidentemente così scontata e considerata un diritto universalmente riconosciuto non lo è. Quindi lascio la parola a Carlo. Grazie. Eccoci. Grazie Gianmarco. È molto importante per, secondo me, essere qui. Ci tenevo molto a fare questo incontro. Stiamo presentando questo libro un po' dappertutto, anche perché lo scopo di questo libro è raccogliere dei fondi da mandare alle vittime dei fatti di Parigi. Però, a mio parere, questa cornice, cioè comunque una cornice istituzionale per questo tipo di argomento, che in realtà è difficilmente gestito in generale dalle istituzioni e dalla politica, è importante proprio per dare un segno un po' più forte per diciamo un attimo rafforzare la sensibilità su questo argomento. Giustamente diceva Gianmarco che è un argomento che sembra passati 10 anni, quando invece è avvenuto il 6 o 7 gennaio, adesso non ricordo, e purtroppo però abbiamo capito che la notorietà dei fatti deriva non tanto dalla satira. La satira se la sono dimenticata tutti, ma probabilmente dal morto, cioè dal satiro morto, ma dei due elementi era proprio la morte che ha attirato, e sono periodi in cui i morti non mancano per un motivo o per un altro, e ogni morto scalza quello precedente sostanzialmente, e abbiamo visto anche con una certa rapidità. Volevo solo brevemente indicare la genesi di questo progetto. Sagoma è una casa editrice specializzata in storie della comicità e della satira, e ovviamente quando sono accaduti i fatti di Parigi ci siamo sentiti particolarmente coinvolti dalla cosa e un po' chiamati in causa, e ovviamente abbiamo subito pensato che la stessa cosa potesse accadere agli esponenti della satira italiana. Allora mi sono permesso appunto di fare un giro di telefonate, che fortunatamente è stato molto rassicurante e anche incoraggiante. E oltre 40 dei maggiori rappresentanti della satira italiana hanno aderito a questo progetto, che non è altro che una raccolta di contributi di vario tenore, di vario tipo. Quindi abbiamo racconti, riflessioni, saggi, poesie, veramente i registri sono stati più diversi, firmati da quello che considero un amplissimo spettro, perché il mio obiettivo era quello, che abbraccia la storia della satira italiana di almeno, credo, un 50 anni secondo me, tra tutte le varie firme, dall'esperienza dei gufi fino ad arrivare al terzo segreto di satira. Quindi veramente uno spettro amplissimo di firme, e nelle quali poi mettiamo ovviamente, oltre agli ospiti che ringrazio nuovamente, di Alessandra Faiel e Alberto Patrucco, ma ne abbiamo veramente tantissimi. Abbiamo le firme come Andrea Aloi, Marco Carena, Fabrizio Casalino, li leggo in ordine sparso e non esaustivo, Paolo Händel, Luca Klobas, gruppi come Kotiomkin, Rita Pelusio, Cocchi Ponzoni, Davide Riondino, Sergio Staino, veramente hanno partecipato in tantissimi.
È stato veramente, da questo punto di vista, abbiamo ottenuto l'impossibile, cioè abbiamo detto a dei comici e in generale degli artisti in particolare, gli abbiamo dato anche delle scadenze veloci e che hanno rispettato, che è una roba che mi sono giocato credo tutti i bonus dei prossimi 20 anni, credo. E abbiamo ottenuto appunto questa raccolta che adesso è distribuita appunto in tutte le librerie, e l'obiettivo è appunto raccogliere fondi per le famiglie delle vittime di Parigi. Io ho illustrato appunto chi siamo, perché lo siamo, abbiamo dato tutto il nord, est, ovest di questo progetto, e vorrei passare invece un po' la palla ai miei ospiti e partire proprio da Alessandra. E vorrei parlare un secondo del tuo contributo particolare, nel senso che appunto si parla in qualche maniera, diciamo, i fatti di Parigi parlano di una forma di censura, come dire, definitiva, ecco, più di così non si può fare, ecco. La satira, appunto, leggendo il tuo pezzo, sembra messa in pericolo per il fatto che gli dei monoteisti, per loro natura, non apprezzino le primizie. Vorrei che spiegassi questo concetto. Ma forse poi è più semplice leggerne almeno un inizio. Io mi sono riferita al discorso sul fanatismo religioso. Siccome satura deriva dal latino satura lanx, che era un piatto di primizie di frutti e verdure di stagione che venivano offerti agli dèi, in particolare alla dea Cerere. Era un miscuglio, e siccome durante questi riti si poteva assistere anche a un miscuglio di arti varie, quindi danza, comicità, musica, spettacolo in generale, da lì è nato il termine satura, questo connubio cibo-spettacolo che oggi piacerebbe anche per l'Expo, no? Sperando che l'Expo prima o poi inizi, perché poi, adesso divago, ma sentendo queste notizie sull'Expo viene da fare già satira, perché pare che venerdì inaugurino ed è tutto chiuso, cioè i negozi non ci sono, stanno mettendo dei cartelli che coprono. Va bene, comunque parlando qui nel Palazzo della Regione è meglio non andare proprio col coltello nella piaga. Comunque, la satira nasce da questo piatto latino. Ma la satira nasce anche dall'indignazione, non esiste satira senza rabbia, senza denuncia, senza scandalo. E in particolar modo noi sappiamo che le chiese, le religioni monoteiste non hanno mai amato la forza eversiva della satira, non hanno mai amato gli attori, che sono sempre stati sepolti in terra sconsacrata, non hanno mai amato la forza dissacrante, la vis polemica della satira. Quindi qual è il nesso? Il nesso è che invece in epoca pagana, quando appunto è nata la satura, e quindi gli dei pagani erano dei tutto sommato bonaccioni, no? Non erano certo questi dei piuttosto incazzosi invece delle religioni monoteiste. E quindi il mio spunto è stato questo, perché la satira a Parigi è stata stroncata dall'odio religioso, per cui se volete vi leggo un inizio, lo leggo? Volentieri, sì. Dice: il termine satira deriva da satura lanx, un piatto di primizie che era offerto in dono agli dei pagani durante le cerimonie votive. La satura lanx era un miscuglio di frutta e verdura di stagione, e poiché gli spettacoli eseguiti durante le cerimonie erano un mix di musica, danza e poesia, ecco spiegata l'origine del termine. Era soprattutto Cerere, dea della terra e della fertilità, a godersi il piatto e lo show. Gli dei pagani, greci e latini, erano così, conviviali e goderecci, tutto sommato simpatici. A parte Giove, che era sempre arrapato e andava in giro a rapire le spose degli altri, a far danni, e Nettuno, che ogni tanto si incazzava e scatenava tempeste, ma i guasti erano senz'altro inferiori a quelli provocati da Schettino, a parte insomma qualche intemperanza, gli dei dell'antichità pagana erano in fondo dei buon temponi, niente a che vedere con quelli che sono giunti dopo, i famosi dei del monoteismo, che poi non erano tanti, ma uno solo, come il termine monoteismo appunto indica. Questo dio che si chiami Geova, Allah, Signore o altro, è un tipetto niente affatto docile, vendicativo, aggressivo, guerrafondaio, se si incazza non manda fulmini e tempeste, ma calamità, guerre, carestie.
In nome di un Dio così gli uomini non potevano fare altro che seguirne l'esempio. In nome di questo Dio si sono fatte guerre, stragi, carneficine, eretti roghi e bruciati uomini e donne innocenti, si è torturato, ammazzato, stuprato milioni di persone. In nome di questo Dio anche oggi si è cercato di uccidere la satira, che è qualcosa di bello e buono, come un piatto di primizie. Non è colpa di Dio, dicono, ma degli uomini. Di chiunque sia la colpa, io rivoglio la satura Lanx, Cerere e le sue danze. In nome di Dio, ridateci la satira. Ecco, questo era un po' il concetto. Mi sono rifatta appunto all'origine della satira, che era pagana, che era quindi solare e godereccia, rispetto invece a questo fanatismo che non può fare altro che uccidere tutto ciò. A proposito appunto di religione, c'è questo, si dice appunto che a quelli che vogliono rendere bigotti, per prima cosa gli dèi tolgono il senso dell'umorismo. C'è questo detto. La cosa interessante di tutta questa faccenda è che tutti parlano, poi a un certo punto parlano di Charlie Hebdo, proprio della rivista e del tipo di satira che portava avanti questa rivista, dice: ma tu eri d'accordo? Cioè, in realtà non è tanto se sei d'accordo o meno, è si è d'accordo che, cioè, a me in particolare, quel tipo di satira non era il mio, mettiamola così. Però appunto a mio parere la censura sta proprio nella sensibilità di ciascuno, non solo di chi la pratica ma anche di chi ne fruisce. Quindi diciamo la censura più efficace è quando semplicemente chi si esprime e non ha un consenso, non ha un lettore, non ha chi lo vuole seguire, la censura viene da sé, quello non lavora più e, come dire, finisce la sua parabola. Vi faccio un esempio che deriva proprio da questa copertina. Questa copertina è stata fatta 2 giorni prima di vedere come sarebbe stata la copertina del primo numero successo, di quello che sembrava dovesse essere l'ultimo numero di Charlie Hebdo, ed è praticamente identica, abbiamo scoperto che era identica, con un'unica piccola differenza che anche qui deriva dalla sensibilità di chi ha, nel mio caso commissionato, non certo realizzato, questa illustrazione, e la sensibilità che non è né migliore né migliore, è semplicemente diversa di quelli di Charlie Hebdo. Cioè la differenza qual è? È che il fare satira, il ritenere più comico il terreno della blasfemia sostanzialmente, cioè in questo caso l'unica differenza tra le due copertine risiede nel fatto che loro mostravano il volto di Maometto e noi no. Ma in realtà, diciamo, rispetto allo scopo che ci andavamo a prefiggere, mostrare o non mostrare il volto, dal nostro punto di vista, era totalmente indifferente. Invece sembrerebbe, almeno da quello che avvertiamo come essere la linea editoriale di Charlie Hebdo, che entrare nel terreno della blasfemia in quanto tale sembra un obiettivo, l'obiettivo principale, quasi mettendo in secondo piano l'obiettivo che dovrebbe, a mio parere, essere primario, che è quello di far ridere. Cioè sostanzialmente se tu mi fai ridere ti puoi permettere di far tutto quello che vuoi, se invece vuoi prima sfruculiarmi in qualche maniera e poi, se viene la risata, tanto di guadagnato, a mio parere è un punto di vista un po' distorto. E da questo punto di vista, nel tuo contributo, Alberto, tu dici però che giustamente l'ateismo e l'agnosticismo, che sono un po' la linfa vitale di alcuni contributi satirici contro la religione, o che hanno comunque come oggetto la religione più che esserne contro o a favore, in teoria non vanno molto a braccetto con la blasfemia. No, nel senso, intanto saluto, ringrazio, tra l'altro dai primi approcci sulla conversazione molti spunti, insomma, perché sono argomenti ricchi, partendo dall'Expo che io tempo fa avevo detto semplicemente come sintesi: i lavori procedono a rilento, pare che nei cantieri gli operai guardino i pensionati. Però, a parte questo, a parte il tema, ecco, io alla satira attribuisco questo, il ruolo, cioè la satira a mio avviso deve fare ridere, ma non per un concetto banale e stupido, cioè non, perché la risata si presuppone sia alimentata e sia frutto della sintesi di un ragionamento, cioè quindi è liberare.
Io quando si parla di umorismo, di comicità, una volta c'erano dei distinguo, adesso sono tutti comici, l'omologazione vuole così, così come l'informazione fa sì che succede questa tragedia a Charlie e per due giorni solo quello, sempre quello, tutto quello, poi dopo basta, ci si dimentica di tutto, adesso è il momento del Nepal, solo Nepal, sempre Nepal, per carità, ci mancherebbe, però credo che questo modo di fare banalmente, si può dire informazione, generi poi quasi la reazione opposta. E poi ci si dimentica di tutto, tutto si consuma, tutto si brucia, però poi il tema e l'argomento rimane. Cioè, la satira, cioè, intanto è difficilissimo tradurre una materia così impegnativa. Dicevo, adesso siamo tutti comici, quindi uno dice la satira è una branca della comicità, no, se vogliamo, però non è comicità. Ci sono due modi che io sintetizzo così sul fare ridere, cioè suggerire la risata gratificante e suggerire invece la risata liberatoria. La risata gratificante è quello che uno vede il comico e dall'altra parte si sente assolutamente meglio di quello. Cioè io ti gratifico perché finalmente lo spettatore vede uno che è più imbecille di lui e ride per la gratificazione, questa è la risata gratificante. La satira dovrebbe avere una funzione della risata liberatoria, cioè tutte quelle cose che opprimono e che uno non riesce a codificare o a sintetizzare, ecco che arriva il satiro, nello spirito del comico, e con una sintesi e la voglia anche il risultato di generare un umorismo libera da quella cappa che ingombrava. Allora io nello specifico la religione. La religione è un tema fantastico proprio perché è così liturgica l'impostazione. Cioè, la religione non presuppone domande, si danno solo risposte, no? Cioè si risponde, non si riflette, no? Cioè, non avrai il tuo Dio, cioè, all'infuori di me, cioè, non c'è dove, dice guardi, ma parliamone un attimo, perché? Ecco, no, questo non succede, no? E allora è ovvio che è una materia che si presta moltissimo. Concentrarsi così tanto, non credendoci, diventa una sorta di contraddizione in termini, insomma, se vogliamo, cioè avere un bersaglio così specifico. Nello stesso tempo, a proposito di questo, ecco, per dire a noi italiani che non ci accadrà mai questo che è successo prima, perché noi siamo molto cerchiobottisti come cosa, cioè l'italiano per definizione si adagia e si adegua, insomma, per cui prima della censura si autocensura. Per esempio viene rimproverato il fatto di non occuparci sufficientemente di Islam, per esempio, di queste cose. Dice, ma che senso ha? Perché anche nel tratto satirico adesso si tende alla par condicio, no? Cioè a fare, e questo viene scambiato per satira, no? Cioè la battutina sull'esponente del gruppo A e poi di contro anche una battutina su quello del gruppo B, così si bilancia, ma questo non è satira, la satira è proprio spettinata e urticante, se vogliamo, però con l'orpello della risata, ecco, non prendi in ostaggio il pubblico. Si parla di cattolicesimo perché lo conosciamo meglio, tutto qua, cioè è una cosa che abbiamo culturalmente più addosso rispetto ad altre religioni. Poi sul tema della satira, dico, io ho sentito parlare spesso, infatti io nel pezzullo che ho scritto, io sono partito proprio da questo, cioè che sentivo tutti parlare di satira, gente che stava, dicevo, alla satira come Suor Cristina all'heavy metal, cioè gente che non si è mai occupata di quello, cioè non è, se non magari per editti bulgari insomma, in teoria potevano essere per il libero pensiero se solo ne avessero avuto uno. Ecco, tutto questo, e anche questo è tipico nostro, l'idea di toccare, più l'argomento è urticante, più l'argomento è, lontano da quello che è il comico, io credo che la satira abbia spazio per poter lavorare ed essere lasciata andare, cioè non si possono mettere
vincoli alla satira. Poi uno può discutere, mi piace, come è giusto, è ovvio che sia. Nello specifico questo accanimento sulla religione, essendo atei, cioè, o quantomeno dichiarandosi agnostici o atei, può suggerire una contraddizione in termini, che però fa parte di questo mondo, di questo clima, credo. No, tanto da non giustificare assolutamente una cosa del genere, che uno dica quello che vuole, è bene. Noi siamo appunto in uno dei luoghi simbolo appunto della politica italiana, e la politica è, insieme alla religione, forse tra i nemici giurati della satira, nel senso che noi abbiamo visto, è bellissima questa foto dove tutti i principali capi di Stato mondiali sostanzialmente hanno partecipato appunto a questa commemorazione nel giorno dopo o due giorni dopo i fatti di Parigi, e facendo la fotografia, giustamente come diceva Alberto, dici ma come fanno a essere questi a proporsi come difensori della satira, se ne contavano anche alcuni che non solo l'avevano osteggiata, diciamo, a parole, ma anche con la galera, e se non con qualcosa di peggio, perché mi sembra che c'erano anche un paio di africani nervosi. E, insomma, tutta alla fine della fiera, a me piace questa citazione di De Sica, che l'indignazione, lui parlava di indignazione morale, ma in realtà l'indignazione religiosa dice è per il 2% morale o religiosa, il 48% è indignazione e poi il 50% è invidia. Probabilmente l'invidia anche verso la libertà che si vogliono concedere anche in maniera autolesionistica quando lo fanno per davvero i satiri. E volevo appunto discutere un attimo con te su questo, se ti trovi d'accordo con questa citazione. Se non l'ho capita. Nel senso che appunto Vittorio De Sica diceva che l'indignazione morale... Ma l'indignazione contro la satira. Ah, no, prima ho detto che dall'indignazione. No. Beh, diciamo che ci sono due indignazioni, capito? Ci sono due indignazioni che si contrappongono, esatto. Ma l'invidia è un sentimento molto umano e tra l'altro diffusissimo un po' in tutti quanti, quindi sicuramente ha ragione De Sica, immagino il padre, non il figlio. Sì, assolutamente. E che il padre farebbe sicuramente la satira del figlio, se ritornasse in vita secondo me lo prenderebbe per il culo alla grande, o lo prende a ceffoni, che poi non è vero, perché poverino è bravo anche il figlio a fare certe cose, ma insomma certe scelte di film non sono propriamente satiriche, ecco. Quindi sicuramente la rabbia contro chi fa satira è dettata anche dall'invidia, forse quello che diceva prima Alberto, l'invidia per la libertà, per tutti quelli che desiderano e riescono a dire quello che pensano senza autocensurarsi prima. Italia sono rimasti due o tre. Ecco, l'Italia non ha una grandissima... Prima ci avevano fatto un'intervista televisiva e appunto in Italia la situazione della satira. L'Italia non ha una grandissima tradizione satirica, soprattutto scritta, forse recitata un po' di più. Ci sono stati numerosi comici che hanno fatto satira in teatro e in televisione. Il più grande, secondo me, è Dario Fo, in assoluto. Però anche il nostro buon Crozza contemporaneo continua a fare satira, la fa in televisione, quindi è ancora più encomiabile, secondo me. Però l'Italia, da un punto di vista della letteratura, già è molto più scarsa, da un punto di vista, ma in generale sulla comicità. In Italia c'è ancora un po' un pregiudizio di cui parlava anche Camilleri, no? Per cui chi fa umorismo, chi fa comicità, chi fa satira, è un po' uno scrittore, parlo di letteratura, di serie B. Per cui il pubblico impazzisce per i comici televisivi soprattutto, ma poi non legge se non i comici televisivi. Non esistono veri e propri autori satirici, veri e propri autori comici, come per esempio invece esistono nei paesi anglosassoni o in Francia. Noi siamo un pochino sprovvisti, penso per questo pregiudizio culturale secondo cui insomma la vera cultura è quella seria, è quella drammatica, mentre invece... In epoca latina Quintiliano diceva satura tota nostra est, la satira è tutta nostra, noi non l'abbiamo nemmeno, diceva lui, poi non so quanto sia vero, copiata dai greci. Quindi in realtà in epoca latina noi avevamo una tradizione, Quintiliano, avevamo una grossa tradizione, Lucilio che poi introduce proprio la satira
aggressiva, la satira politica, la satira polemica contro le istituzioni, contro i politici, contro il potere. E quindi abbiamo una tradizione, ma poi che è stata un po' dimenticata. Oggi versiamo, secondo me, in acque molto cattive, molti programmi satirici non esistono più, ma credo che non sia tanto un fatto di censura o di politica che non ama la satira, non l'ha mai amata, anche se poi l'importante è che se ne parli. Qualche politico ha anche approfittato delle parodie che venivano fatte per farsi pubblicità. Non è tanto la satira nemica della politica o la politica nemica della satira, penso che sia un livello di appiattimento generale, una stanchezza in cui mi riconosco anch'io, perché anch'io sono un po' stanca, cioè vengo dagli anni 80, fine anni 70, in cui c'erano gli ultimi sprazzi di contestazione, vengo dal femminismo, scrivo ancora libri comunque a tematica sui generi di satira, di costume, sulle donne o sulla discriminazione delle donne in Italia, e comincio a essere stanca. Cioè io adesso farò una confessione, non gliene frega niente a nessuno, anche perché siamo in pochi, ma io il 25 aprile su questo si è oscurato, giustamente si è oscurato, perché è troppo forte la confessione, secondo me Dio c'è, ed è tornato. Sì, io il 25 aprile, lo confesso qui, sono stata a un centro commerciale, mi vergogno profondamente, è il primo 25 aprile, non mi guardare così, mi ha guardato come dire, ma è vero? Sì, cioè è una confessione che faccio, per denotare questa stanchezza mi metto molto in crisi e molto apertamente, parlo la satira, i latini e i greci, poi però io che cosa ho fatto il 25 aprile? Sono stata a casa, sono andata con mio figlio a fare shopping al centro commerciale. È gravissima questa cosa, non mi era mai successa. Ma perché tu sai che qui in regione la festeggiano 3 giorni dopo, avevi un'occasione più a tardi. Avevo sentito, capito? Infatti. Quindi, che la festeggiano oggi, esatto. Infatti sono qui per caso. Esatto. Però insomma, questo per dire come tutti noi, anche più combattivi, più tenaci, più satirici, oggi, non voglio generalizzare, magari i miei colleghi sono invece ancora più forti e più tenaci di me, cominciamo un pochino a vacillare, perché è una situazione di stanchezza, di omologazione, di depressione un po', siamo in un periodo depresso, la satira, meno male, si basa invece su questa, no? Questa, la rabbia, l'indignazione nasce da una forza, dalla voglia di combattere, di denunciare, non dalla depressione, la depressione dici no, ma basta, non ce la faccio più. Questo un po' mi preoccupa, non ho soluzioni, non ho risposte forse, da dare. Forse perché si ha quasi la vaga certezza che non cambierà mai più nulla, cioè siamo passati attraverso un periodo in cui si pensava, sempre facendo riferimento alla parzialità e alla relatività degli argomenti e degli esseri, però che si potesse cambiare qualcosa. Io credo che adesso sia quasi l'idea che non cambierà mai niente, se sarà sempre, e questo genera un po' anche la militanza stancata, nel senso che abbiamo, come diceva Caiafa, più con una certa età, un'età certa, per cui anche quello insomma logora un po', però è proprio il clima, questo clima che sembra che insomma tutto sia ti lascio gridare, tanto poi a me è capitato di suggerire il tratto satirico, perché dire che uno fa satira può sembrare un po' arrogante, presuntuoso, però ho sempre cercato di suggerire quel tratto che forse ricordavo prima, è un'intenzione, è un modo molto personale, il satiro, al di là dell'argomento, è la qualità del dire che ha un piglio diverso rispetto al fatto di fare ridere, punto. Ecco, questo cercavo di dire. In programmi dove sì, ti concedevano quello spazio, ma prima di te ce n'era uno che faceva girare le palline e i birilli, e poi finito il tuo pezzo di satira ne usciva un altro che faceva il verso del cammello, dell'elefante, della cosa. Allora, che senso aveva quel tratto? Perché siccome vince quella che io chiamo sempre, sono sempre le cose più truci che si fermano rispetto a quelle un pochino più soffiate, è la legge di gravità che vince,
quel pezzo era assolutamente azzerato dall'apparire del giocatore di Birilli e della cosa. Quindi avevi il tuo spazio, ma sapevi che era assolutamente, ma non perché uno volesse insegnare qualcosa o volesse far sì che cambiasse qualcosa, è l'idea di suggerire un tratto stilistico importante, e questo dovrebbe essere. Dall'altra parte poi vedi che questi che fanno satira o quantomeno si piccano di, poi sdoganano personaggi che sono assolutamente, che dovrebbero sparire dal tratto satirico, perché io non seguo i programmi comici perché ci tengo all'igiene, ma ho sentito che c'è questo improbabile eletto senatore eccetera che imita Razzi, ha fatto, non so perché io non conosco questo. Addirittura ha fatto un videoclip di risposta, mi hanno mandato un link, sono cose terrificanti che sgomentano, dice. E questo ha sdoganato questo qua. L'altro che fa un programma culturale sdogana i cugini di campagna. Allora ci sono queste cose, ma per carità io non ho nulla contro i cugini di campagna, ma ci mancherebbe altro, così come non ho nulla contro questo tipo qua. Perché non lo conosco. Ma questi esistono, no, per carità, ce l'avessi lo userei, ma voglio dire, questi esisterebbero comunque, cioè i cugini di campagna uno spazio lo trovano sempre, sono altre cose che non hanno spazio, cioè è un certo modo di fare musica, è un certo modo di maneggiare e masticare la parola, ecco, e questi invece non si, se ci sono, sono compressi tra i cugini di campagna e questo individuo qua, quindi zero, annullati. Questo è un elemento culturale e noi questo non ce l'avremo mai, forse perché non abbiamo patito o come dire, suggerito una rivoluzione, a differenza dei francesi, noi siamo un popolo che non ha mai fatto una rivoluzione. Probabilmente questo ha lasciato e lascia un suo pesante fardello sulla materia. E allora vedi che vengono spacciati per satiri o per satiri, ma non perché uno vuole, come dire, accapararsi un'identità di genere, ma tratti stilistici che sono lontanissimi da questo. Cioè fare una battuta su Berlusconi e una su Renzi non è fare satira, almeno per quello che posso pensare io. È semplicemente fare della comicità, del buffo, a personaggi che sono già buffi di loro, quindi aggiungendo buffo al buffo sei l'inutile. Ecco, la satira questo non, in teoria non dovrebbe bazzicare questo elemento qua. Fare ridere sì, ma fare ridere appunto urticando, cercando di liberare. Questo era solo quello. E gli spazi mancano. Ecco perché allora sarebbe interessante. Ecco, per esempio, parlando di Expo, allora questa fiera internazionale che è già un clamore. Io ripeto, non ho niente contro Bocelli, ma perché deve cantare Bocelli? Quanti tenori importanti ci sono che se, no? Dico io, se l'approccio è legato all'opera, al canto classico, al Beccaria, no, è Bocelli, il solito Bocelli, l'istituzionale Bocelli. Benigni fa i 10 comandamenti, mamma mia, cioè è tutto così liturgico, tutto così telefonato, chiamato, sono sempre loro, i soliti, che se non ci sono loro non c'è nessuno. E poi questo veramente urta molto e genera anche questo, credo, stanchezza. Diciamo, ma io che fa? Ma va, lascia stare, vado a un centro commerciale. Cioè, e si ritorna un po' a difendere quello che io dico, non il genere, ma le persone, è sempre un discorso personale. Dicevo prima, questi tratti si hanno, c'è chi ce li ha, io non sono meglio di nessuno, ma però se fosse concesso uno spazio, ma non a me, ma al genere, cioè non faccio un discorso personale, perché e qui la materia si complica. Interrompo un secondo perché adesso devo svolgere l'unico ruolo per il quale sono stato chiamato tra voi due, che è permettere al buon Gianmarco di presenziare alla manifestazione del 25 aprile che voi fate giustamente il 28 per disorientare il pubblico. Perché sono andati tutti al centro commerciale. Esatto, tutti al centro commerciale quel giorno lì. Io appunto volevo appunto ringraziare innanzitutto Alberto e Alessandra che sono qui e che hanno contribuito appunto a questo piccolo tentativo di dare un contributo su questo tema. Ringrazio appunto Gianmarco,
Appunto, io confido, spero, tutti i giornalisti presenti, quindi mi fido soprattutto a te, di, diciamo, continuare a dibattere di questo argomento, perché veramente sentirlo veramente antico dopo che sono passati 3 mesi è veramente imbarazzante. Noi, diciamo, facendo questo, oltre appunto a cercare di ottenere un obiettivo tangibile, facciamo soprattutto l'atto di ricordare delle persone e un'attività che in Italia, a mio parere, deve essere ricordata e soprattutto deve riuscire a trovare nuovamente degli spazi. E questo è appunto l'obiettivo. Io volevo solo aggiungere una cosa, poi alla signora che è di 5 Stelle, vero? Ecco, io non amo tantissimo il Movimento 5 Stelle, ma perché non amo tanto certi toni un po' troppo accesi, magari di certi leader, eccetera. Non accesi, i toni accesi vanno bene, un certo tipo, vabbè, di arroganza, eccetera. Esatto, però... Perché ormai sei stanca. Perché sono stanca, perché non ho voglia di sentir gridare, mi dà fastidio, quelli che urlano, cioè dico, no. Sei come Seneca. Sono anziana. Sono senechiana e sono anziana. Però è come, no, cioè noi comici, satirici, abbiamo sempre avuto questa roba qui contro i politici, adesso è come se avessi voglia di dire, adesso tocca a voi politici, cioè... è un paradosso, è come se mi venisse voglia di dire, ma è la cosa buona che individuo nel Movimento 5 Stelle, come in qualche sacca di altri partiti, forse nei giovani che ancora hanno qualche speranza, e mi sorprende che ce l'abbiano, dico che bello, ancora qualcuno ha ancora speranza, ecco, è come se dicessi, questi pochi che hanno ancora queste speranze, che ancora hanno voglia di andare... Ecco, dice, sì, ecco, adesso tocca a voi, perché io vado, ho già dato e sono stanca. Andate voi, e tra l'altro non è mai successo, perché chi era in Parlamento ha sempre fatto di tutto fuorché fare politica fatta bene, no? Perché adesso se c'è qualcuno che ha ancora questa speranza, questa voglia, io mi sentirei sollevata, perché io non me la sento più. O è un periodo così, magari poi riprenderò, un periodo un po' così. Quindi se vedo qualcuno che ancora ha voglia di far politica, io sono molto molto felice, perché insomma c'è speranza. Poi ci sono questi telefilm, scusate, questi film bellissimi, mio figlio mi rimprovera, non si chiamano serie televisive, questa che hanno fatto su Sky, su Tangentopoli. Sì, 192. A me è piaciuta tantissimo, però mi ha depresso anche questo. Beh, certo. Cioè, anche lì tu vedi che le cose che con Tangentopoli, cioè, finalmente la politica. Sembra girato oggi. Oggi, sì, cioè, sì. Sono uguali le stesse cose. Sono spesso anche gli stessi nomi, capito? Gli non è stessi che dici... nomi, le stesse puttanate, sì. Le rifanno. Infatti, una cosa, dice, tu pensa che questo incalza, non so, che sono 30 sì. anni che maneggia. Sì, quindi sì, questo sì, telefonava sì. ancora gettoni, sì. capisci? E già sì, trafficava. Sì. C'erano le lire. Cioè adesso va con gli smartphone, le cose, adesso io però non me ne intendo, gli iPhone, e ancora maneggia, sì, capisci? Sì, sono come la muffa sulla cantina, non è si levano più. Maneggia al quadruplo della velocità, no, però, è un danno. Esatto, quindi, e questo veramente esatto. Io mi sento come, bella questa citazione, come la casalinga che lotta strenuamente, inutilmente contro le macchie di muffa e non riesce a toglierle. Dopo alla fine dice, ma vaffanculo, ma lascio la muffa. È un po' questa roba qua. Allora se viene qualche giovane di SEL, di 5 Stelle, anche del PD, e mi dice, ma noi abbiamo ancora voglia di togliere la muffa. Dico, ma veramente? Ma è fantastico. Dai, lo straccio. Ti prego, vai, aiuto. Vai tu, sì, io sì, mi rilasso un attimo, vado al centro commerciale, ma fate certo. qualcosa voi contro la muffa, perché non abbiamo più speranze. Sì. E dopo si vede Stefano Accorsi e ha avuto questa idea geniale, ma porca miseria, mi ha depresso ulteriormente. Che siamo ancora lì a togliere la muffa. Sì, sì, sì. Meglio che di chi non è arrivato. Non è comunque, che eravamo qua da molto, no.
Sì, 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 assolutamente condivido. Sì, ma, posso? Prego, assolutamente. Guarda com'è complicato il tratto. Allora, c'è stato un tempo, neanche tanto lontano, dove la RAI praticamente era blindata e si occupava di altro, come questo accade spesso e sovente. E dall'altra parte capitava di incappare in qualche brandello satirico sul canale di, sui canali di Berlusconi, che era coinvolto in politica e passava per il dittatore, no? Quindi allora, qual è il problema del satiro a questo punto? Allora, mi concedo, che poi era tutto controllato, nulla era lasciato al caso, potrei raccontare episodi personali, ma è banale, quindi non. Però stiamo sulle generali. Quindi tu, in teoria, per dirla in sintesi, dovevi fare satira sulla politica del Presidente del Consiglio, potevi farla solo sulle sue televisioni, concedendo così la patente di democratico a chi è complicato, sono meccanismi complicati. Cioè tu, infatti, sui canali di Berlusconi si poteva parlare male di Berlusconi, così questo aveva la patente per dire: ah, sarei io quello non democratico. E guarda che sono sintesi per dire la, che fai? Dice, però se non parli di Berlusconi, per poi sentirti dire dal turista: però ti paga Berlusconi. Cioè, come, cioè, hai capito? Non è terribile. È terribile, perché dice: come che paga? Ma io non, cioè, non è quello che mi spedisce degli assegni a casa così di default. No, io presto una prestazione d'opera, vengo chiamato per quello, e che cacchio, e che poi gli pulisco anche la casa per avere i contributi. Non lo so, che devo fare? Cioè, qual è, perché tu chiami un idraulico e dici: guarda che bel lavandino che ho. E quello dice: bellissimo, però fa sempre 50 euro, mi spiace, perché quello fa l'idraulico, è venuto col suo carrettino e ha riparato la cosa. Quindi, vedi, questa è la complicazione nostra, cioè, che rende già qualcosa che semplice non lo è per definizione, perché le sfumature sono tante. E in più questo sistema, che è quello che secondo me proprio spunta le ali, appunto il fatto che passino per satiri gente che, ma non so, dice una sequela di volgarità col gusto di dire: vabbè, quello è satiro, boh, non lo so, ma io non ho nulla contro la volgarità, non vorrei che... però con questo sistema, con questo che è stato ed è ancora un sistema, allora cos'è il satiro, che punto di vista? No, io non parlo di Berlusconi, sono sulle sue però me lo danno qua lo spazio, di là non ce l'ho, di là non può, perché non, e di qua c'è, però se vado lì poi l'effetto contrario è che sono complicazioni che un po' finisce che stai sulle palle a tutti in modo trasversale, e quindi non ti chiamano né di qua né di là, e qui sparisci. E poi vedi questi che si lamentano e che di censura, io sento gente che tutte le volte leggo un pezzo che sono censurati, li sento parlare che sono censurati, e gente che è sparita completamente, che non si vede più. Ma non perché non funzionassero, perché finché c'erano funzionavano, se no sparivi prima. Perché non c'è nulla al caso, no? Sono spariti perché, appunto, se non hai i tuoi padrinati, le tue chiese, le tue... perché quello che ha vinto, io lo dico un po' provocatoriamente, ma ha vinto il modello mafioso, dove se fai parte di quella cupola lì, quello che fai è secondario. Se magari sei anche bravino non guasta, però non è importante, è importante altro. Allora ti trovi a fare mestieri, per dirla, per portarla sull'artigianato, diversi dal tuo specifico. Tu non sei più uno che deve scrivere un buon testo, sei uno che deve intessere buone relazioni. È difficoltoso, perché è un altro mestiere, non è il mio. Io non so fare quello, no? O quantomeno mi piace ancora uscire con la gente che amo frequentare, non certo con gente a caso, perché potrebbe essermi funzionale. Insomma, tutto questo, ecco che uno vorrebbe... mai essere protetti, perché mai il gregge, sempre la satira è anarchica, non ha appartenenze, non può essere così. Però un po' protetti da quelle anime sensibili delle istituzioni che dovrebbero incazzarsi anche per questo. Dice: ma perché quello là non parla più? Perché non si dà spazio al di là dei singoli, poi a quel genere, a quella tinta, a quel colore,
senza togliere niente a altri. Non è che appunto io ho detto prima sì, perché i cugini di Capoveri, cioè, non mi interessano, cioè, cioè, dammi la possibilità di cambiare canale anche quando vedo qualcosa di quel genere lì, che non sono i cugini di campagna, e cercare i cugini di campagna. Ecco, questo nostro è molto, cioè, questo io sento proprio che sia, non conosco molto le realtà del mondo, perché non voglio fare quello che, ma credo che proprio da noi questo sia molto presente, questo tratto, e sento molti distratti. Ecco che farebbe piacere, insomma, che qualcuno difendesse non Patrucco Faye, chi se ne frega di Patrucco, di Faye, per carità, con tutto ci vogliamo anche minimamente bene, ma con sobrietà, ma che difenda un genere, perché non si sentono più certe cose. Ma perché, e poi volevo solo per chiudere, a mio parere siamo, diciamo, in una fase 2.0 per quanto riguarda la satira, e parlo di un 2.0 sempre negativo comunque, perché mentre prima c'era, come dire, tra i ditti bulgari, mica bulgari, destra, sinistra, gli davano contro, ma adesso sono passati ma più di 20 anni di queste, appunto, dicevi la tua stanchezza, no? Sono passati 20 anni dove praticamente abbiamo, diciamo, gli artisti meno giovani, ok, che sono arrivati, come dire, no, un po' stufi. C'è chi è nato, c'è chi si è formato artisticamente in questo contesto, che non è che è un grande aiuto, perché sostanzialmente ha dovuto sviluppare la propria creatività già in una gabbia, cioè, ah, quindi si funziona così, non sapeva neanche che si poteva funzionare in un altro modo. Siamo arrivati, a mio parere, all'autocensura, tale per cui chi solitamente gli dava contro dice vabbè, non c'è neanche più da dare contro perché fanno tutto da loro, ok? E sono proprio nel disinteresse più totale. Di contro, quelli che li difendevano, perché c'erano quelli che li accusavano, dice vabbè, ma non c'è nessuno che li accusa, quindi non c'è nessuno da difendere, e quindi c'è il contro disinteresse, diciamo, di quelli che un tempo li difendevano. Insomma, alla fine, sostanzialmente, no, siamo tornati alla perfezione che a nessuno frega niente per motivi diversi. No, ma poi scusa, c'è anche uno sguardo, credo di poter dire, molto limitato, e un culto della personalità che è esagerato, cioè oggi si fa tutto in prima persona. Io non sono afflitto perché non passo più in televisione, ero forse più afflitto quando la facevo, vista la qualità delle cose, per dire, se devo essere proprio sincero, no? Non piacendomi molto, cioè io non è che, però è indiscutibile, io sono afflitto non che non appaia, io sono afflitto che non appare niente di quella roba di insomma, che ammicchi un po' a quel percorso lì. Invece oggi si tende molto al personale, cioè me la sfango io, e deve essere un po' in tutti i settori, credo, così. Che sia un momento di crisi profondissima, culturale e comunque anche politica e sociale e economica. E l'altro segnale inquietantissimo, secondo me, è la cattiveria, cioè la satira si era impadronita, aveva sublimato quella che è un altro sentimento umano, cioè la rabbia, anche la cattiveria. La satira a volte è cattiva, abbiamo detto, forse no, certo. Questo era anche troppo, no? Perché prendersi, ma chi ostenta cattiveria è buono, perché solo, bravo, i buoni fanno satira. Perché sono chi la satira si era impadronita di questa, aveva sublimato questa rabbia, che però è una rabbia appunto buona, benefica, certo. Quello che a me agghiaccia veramente è il grado di livore, di aggressività e di cattiveria che c'è nelle persone. Quando c'è stata la strage dei barconi, ma io ho i brividi, perché ho letto delle cose su internet che non pensavo fossero possibili, e questo è un altro dei motivi per cui mi deprimo. Anche lo strumento che aiuta molto, sì, certo, ti nascondi, sì, però questi hanno voglia di dire delle robe tremende, sì, sì. Comunque le pensano, ce l'avevano lì, le dicono, sì, ce le hanno lì. Allora, la sana rabbia della satira, della comicità graffiante, no? Che dice cattiverie per smascherare i vizi, cattiverie della società, smussate con l'ironia, però, con perché l'ironia, tu dici una cosa che cattiva, è profondamente morale, è profondamente, no? Addirittura moralizzante, come nell'intenzione. Non moralista, non moralizzante. Esatto, morale, profondamente morale, la satira, e invece è soppiantata dalla cattiveria brutale, bruta, la cattiveria stupida, perché la satira è
elaborazione mentale, è pensiero. Adesso quello che mi agghiaccia è la mancanza di pensiero, cioè si fa fatica a pensare, molte persone agiscono distinto, quindi sono terrorizzate, sono impaurite, frustrate, e questa cosa anche mi intimorisce molto. A volte dico, forse tu dici il mezzo lo favorisce, magari in realtà questi malumori, questa cattiveria cova nell'essere umano da sempre, e in effetti di esempi ne abbiamo avuti tanti. Spero che sia così, cioè spero che sia un qualcosa che comunque fa parte di certe persone, magari particolarmente incattivite a causa delle loro disgrazie, delle loro vite più sfortunate o più frustrate, e che sia sempre un po' stato così. Me lo auguro, perché leggere certe cose, pensare certe cose fa tanta tristezza, perché dici, questa è, e non è la cattiveria della satira, non è nemmeno il sarcasmo, questa è proprio brutalità, cioè questa è la forza bruta, la violenza bruta, non mentalizzata, non elaborata, non resa pensiero. Questo è molto, mi fa molta paura, che poi è un po' quella che ha mosso questi che sono andati là e hanno fatto una strada. Cioè tu dici qualcosa che, al di là che fosse bene o male, magari eccessivo o altro, ma tu ti permetti di andare ad ammazzare della gente. Cioè questo che è questa rabbia che c'è, questa violenza che è molto, molto preoccupante, secondo sentirsi me. Sentirsi detentori della verità, sentirsi il centro del mondo, sentire che il pensiero buono è solo il tuo, che gli altri sono inutili, cioè, e sono tutti questi tratti spingono in quella direzione là, per cui è ovvio che queste cose che un po' liberano non sono codificate. Ecco, l'altra cosa è su taluni si perde la possibilità del controllo. Oggi tutti devono essere un po' controllati, questo è figlio mio, no? Infatti quando ricordo in una conferenza stampa, ci sono poi questi luoghi comuni, questi standard dell'eloquio che sono tipo, perché ricordate, noi siamo una grande famiglia. A me sta già sul cazzo la mia, cioè figurati, adesso me ne prendo una di default, così, cercando di fare dell'ironia, no? Perché? Per ridere, no? Per non comprendere i successi, siamo una grande... sì, queste sono le cose terribili. Ecco, finisce che stai veramente sulle scatole trasversalmente, perché non hai possibilità di controllo, questo può sfuggire, e oggi si tende molto a... Ed è tutto un clima che porta appunto in questa direzione, a non avere il pudore di dire, ma che sto scrivendo? Io perché devo dire una cosa del genere? Chi sono? Chi sono? Perché? Ecco, e tutte queste che sono domande che chi bazzica questa materia si fa molto. A che serve dire questo? Io me le chiedo, nella mia inutilità, io me le chiedo, dice, ma perché devo quando... magari la penna ti prende e devi un po' d'altra, ma che senso ha dire di questo, no? O di quell'altro? E sarebbe interessante veramente avere protezione non sentita, però da parte di chi magari ha qualche strumento per poter suggerire un percorso. Ecco. Okay. Ce lo auguriamo. Il 25 aprile incombe su di me, quindi meglio tardi che mai, diciamo. Esatto. No, perché abbiamo avuto problemi di traffico, ce la siamo presa un po' comoda qua, perché era stato un momento per... Grazie ancora davvero, grazie, perché è stato veramente molto interessante. A voi, grazie a tutti voi per essere venuti. Grazie. Ciao, stammi bene, ci risentiamo. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao, stammi bene. No, io no, anche lei ha pubblicato tantissimo. Ciao. Sono 10 euro, 1,50 ma non... Grazie a voi.
oggi era veramente magliatura. Sono le anellate. Ma c'è molto meno gente ai nostri spettacoli.